Ma sentite, dopo questa specie di santificazione, mi sento anche un pochino a disagio, diciamo. Concretizzando, io ho insegnato storia medievale per molti anni all'Università di Trieste, poi ho lavorato anche in altri contesti, insomma all'estero soprattutto, e mi sono sempre occupato, e questo lo dico semplicemente per introdurre quello di cui parlerò tra poco, di quella che si può chiamare in molti modi, ma insomma si potrebbe chiamare la formazione della razionalità economica occidentale. Quindi se volete potete dire anche che mi sono occupato di storia del pensiero economico, però io in realtà direi che mi sono occupato di formazione dei lessici economici e in generale di come si sono fabbricati i linguaggi economici che hanno poi a loro volta determinato oppure si sono coagulati in quella che noi chiamiamo le regole della razionalità economica. E su questo ho scritto alcuni libri, uno è questo a cui faceva adesso riferimento Ciro Tarantino, cioè I mercanti e il tempio, che è un libro mio del 2002 che è stato tradotto da Albin Michel a Parigi nel 2017, cioè ci sono voluti solo 15 anni, ma insomma alla fine l'hanno pure tradotto. Poi ho scritto altre cose, mi sono occupato dei rapporti fra linguaggi religiosi e linguaggi economici. E in realtà, e qui comincio a entrare nel vivo di questa presentazione, questo mio interesse per l'economico ha a che fare con la mia convinzione, che si sorregge soprattutto sulla lettura di testi, che l'economico, cioè insomma il formarsi di una ragione economica, sia il formarsi di una ragione, insomma, cioè di una ragione occidentale, o se volete di una metarazionalità, insomma, in qualche modo. E quello di cui io vi vorrei parlare oggi sarebbe come si sono formate le rappresentazioni linguistiche della incompetenza economica in quanto incompetenza razionale, cioè in che modo la rappresentazione linguistica della stupidità, diciamo pure, cioè dell'incapacità razionale, si formi all'interno di discorsi che riguardano l'incompetenza economica, cioè l'incapacità di ragionare in termini economici. Devo fare una premessa metodologica. Quando noi ci occupiamo di formazione della ragione economica nell'Occidente, e quando dico Occidente intendo l'Occidente cristiano, quando ci occupiamo di formazione di questa ragione economica, noi possiamo parlare di costruzione della razionalità economica, oppure di costruzione del pensiero economico, oppure di costruzione, formazione, decantazione di un lessico economico. Io ho lavorato sempre in questa terza prospettiva, cioè non mi sono mai occupato di razionalità economica, uso questo termine per comodità di comunicazione, non mi sono mai occupato di pensiero economico, se non un po' nel mio ultimo libro, cioè questo di cui vi parlavo ora, Ciro Tarantino, cioè cosa hanno pensato in economia, che ne so, Tommaso d'Aquino, Schelling o altri. Mi sono sempre occupato di formazione preterintenzionale dei lessici, cioè quindi di come si è formato un modo di parlare e di scrivere evidentemente di economia al di là di quella che era, diciamo così, la autorialità, cioè insomma il modo in cui poi i singoli autori hanno scandito questo tipo di razionalità. Che differenze c'è tra una storia del pensiero economico, delle teorie economiche rappresentata da pensatori, quindi la formazione di una razionalità che passa attraverso l'opera di autori precisi, che possono essere autori medievali, moderni e contemporanei, e la formazione di un linguaggio, diciamo così. Se volete potete pensare all'archeologia del sapere, insomma, certo, cioè quando io avevo 20 anni, ossia negli anni 70, un libro che mi ha molto influenzato è stato L'archeologia del sapere di Foucault, insieme alle parole e le cose, e mi rendo conto del fatto che questi due libri sono molto presenti all'interno della mia formazione.
Però ci sono anche alcune differenze, insomma, nella mia, in quella che vedrai come la mia impostazione rispetto a questo. Cioè, per quello che mi riguarda, e questo probabilmente in questo c'entra la formazione che io ho ricevuto all'Università di Bologna, sempre negli anni 70, cioè una formazione di tipo filologico fondamentalmente, la cosa che a me sta molto a cuore è l'analisi dei termini, cioè l'analisi delle parole, l'analisi dei, io direi proprio dei vocabolari, insomma, no? Quindi come si sono formati i vocabolari che hanno parlato la realtà, cioè che l'hanno messa in forma, che hanno in qualche modo condizionato il modo di ragionare anche degli autori, che poi hanno prodotto quello che noi chiamiamo pensiero. Quindi la differenza tra una storia del pensiero economico, delle teorie economiche o della razionalità economica anche come razionalità quadro e una storia, diciamo così, dei linguaggi economici è una differenza che si può riassumere, se proprio vogliamo usare una parola, si può riassumere usando la parola preterintenzionalità, cioè insomma, se noi ci occupiamo della formazione delle logiche verbali che hanno prodotto la rappresentazione economica, la razionalità economica occidentale, ci troviamo ad avere a che fare con un sistema molto disperso di linguaggi che appartengono a quelli che nella nostra testa sono dei campi semantici molto diversi. Questa è la ragione per cui mi sono trovato, dunque io ho 71 anni, quindi insomma lavoro su queste cose da più o meno dal 74, insomma. Allora, questa è la ragione per cui in tutti questi anni ho cercato di ibridare linguaggi lessici, economici o che attenevano alla relazionalità economica, che comparivano all'interno di sistemi testuali che di solito vengono catalogati come teologici o come filosofici o come economici, come omiletici o come, insomma, di vario tipo, no? Quindi catalogati. E la cosa che mi sembra molto utile è praticare questo tipo di esperire questo tipo di contaminazione lessicale individuando, diciamo così, le connessioni fra questi ambiti terminologici e anche i momenti in cui questi ambiti terminologici si traducono l'uno nell'altro. Vi faccio un esempio molto concreto. Mi sono occupato per molti anni di come funzionavano le metafore economiche all'interno del discorso teologico medievale, occidentale, no? Come la scolastica medievale e anche direi la patristica si sono servite di metafore economiche per parlare di verità della fede e viceversa come il discorso economico si è avvalso di metafore religiose. Cioè, quindi la compenetrazione fra questi ambiti lessicali. Quindi quando dico per studiare la razionalità economica il farsi di questo ambito razionale che noi chiamiamo razionalità economica, posso fare riferimento a diverse accezioni del termine razionalità, quello che voglio dichiarare è che nel mio caso, a torto o a ragione, non sono io che lo devo giudicare, per me formazione e fabbricazione della razionalità economica ha voluto dire ricostruzione di un mosaico testuale, cioè di un mosaico lessicale che ha prodotto dei modi di parlare, dei modi di ragionare. Stabilita questa premessa metodologica, la cosa che mi domando è in che modo si sono formate le definizioni e le rappresentazioni dell'incapacità razionale, intesa come irrazionalità economica o anche, se volete, analfabetismo economico o anche incompetenza economica, no? Cioè, che rapporto c'è tra i lessici della stupidità, della, chiamiamola irrazionalità se volete, ma io ho qui il testo di un articolo interessante sul lessico della follia
in Tommaso d'Aquino, no? Allora nel XIII secolo c'era un'infinità di definizioni di quella che noi oggi chiamiamo irrazionalità. L'irrazionale poteva essere chiamato credulus, fatus, grossus, ebes, idiota, imbecillis, inanis, incrassatus, inexpertus, insensatus, insipiens, eccetera. Cioè, quindi il vocabolario dell'incapacità razionale, della stupidità, che può essere anche che è in contatto con il vocabolario della follia, dell'incapacità, della stoltezza, se volete usare un termine un po' più alato, la formazione di questo vocabolario può essere probabilmente messo in relazione con la crescita del vocabolario dell'irrazionalità economica. Quindi la domanda che io mi pongo, sulla quale vorrei intrattenervi, è il rapporto che esiste, per esempio, tra le parole ineptitudo, imbecillitas, impotentia, che sono, cioè, inadeguatezza, imbecillità, cioè incapacità razionale, impotenza della ragione, come termini generici, come termini astratti, con la declinazione specificamente economica di questi termini. Cioè, la domanda che mi faccio è: c'è un rapporto tra la costruzione delle rappresentazioni della inadeguatezza razionale, della non intelligenza, insomma, del non essere intelligenti, e le rappresentazioni che vediamo crescere nei secoli dell'incompetenza economica? Cioè, che cortocircuito c'è fra queste due definizioni? Perché noi siamo abituati a pensare alle rappresentazioni dello stultus, del fatus, del fatuo, cioè del folle, eccetera, cioè siamo abituati, leggendo un certo tipo di autori, a pensare a queste categorie come delle categorie astratte generali, no? Cioè, ci sono delle persone, esiste una tradizione linguistica che produce delle immagini della non intelligenza, della stupidità, della rozzezza, della grossolanità intellettuale, dell'incapacità di capire, che sono delle definizioni generali. Cioè, un approccio di questo tipo non mi soddisfa, insomma. Perché? Perché vedo che questo, e adesso cercheremo anche un po' di parlarne più da vicino, vedo che la storia testuale di queste definizioni è fortemente intrecciata con quella delle definizioni della incapacità razionale nel senso economico del termine. Cioè, l'incapacità di capire, la stupidità, viene definita molto presto e molto a lungo come una stupidità, come una follia, come un'incompetenza razionale, che però si verifica nel momento in cui questa incompetenza è incompetenza di comprendere le regole dell'organizzazione economica. Se non sono chiaro, ovviamente mi interrompete, poi discuteremo. Allora, cominciamo vedendo qualche esempio testuale, perché io trovo che la cosa interessante, quando ci si occupa di formazione delle categorie e delle costruzioni discorsive, è così usare dei mattoni, dei materiali di qualche tipo. Ora mi consentirete, abbiamo soltanto due lezioni, due o tre ore, insomma, quello che è, faccio una serie di esempi che prevedono dei salti temporali molto grossi, ma poi, se nella discussione voi siete interessati, recupererete. Altre cose. Allora, il primo che vi propongo è un testo di Giovanni Cassiano. Giovanni Cassiano è un monaco, qualcuno di voi forse lo ha sentito nominare, un monaco del V secolo, ed è uno dei fondatori di quello che potremmo chiamare l'identità monastica occidentale, cioè produce dei testi, in particolare le Collaziones, cioè vive dal 360 al 435, quindi tra IV e V secolo. Di solito nei manuali è considerato uno dei fondatori del monachesimo occidentale. Adesso potrei farla lunga su questo autore, ma non lo faccio, perché sennò restiamo qua fino a domani. Ma diciamo, è un autore importante, perché non perché è importante come autore, ma perché i testi che fanno riferimento al suo nome e che vengono messi in circolazione sotto il suo nome, non sappiamo se li ha scritti lui, ma non ce ne importa, questi testi fabbricano una razionalità
attività di tipo monastico che già interessò abbastanza Max Weber, per esempio, quando si occupava di queste cose nelle sue lezioni del 1918. Una razionalità, cioè questi suoi testi, queste sue parole, queste sue frasi sono all'origine di un discorso di identificazione monastica che però in realtà costruisce dei paradigmi di razionalità per la società cristiana più in generale. Tra le molte cose che lui scrive, a un certo punto dice che ci sono delle persone di fede malferma che imbecilli sunt mente, cioè sono di mente, io tradurrei incapace, imbecilli in questo senso, no? Queste persone, passionum scilicet languoribus involuti, cioè travolte dal languore delle loro passioni, dormiunt somno peccati, cioè dormono il sonno, sono immerse nel sonno del peccato, et ab hoc sopore letaline quaquam salutare sollicitudine surgentes, e non si risvegliano da questo sopore letale, cioè da questo sonno mortifero, non si risvegliano da questo sonno letale per nessuna, traduco letteralmente, salutare sollecitudine. Allora qui c'è una parola, la parola sollicitudo, che lui usa, che forse vi dovrebbe fare venire in mente una certa terminologia evangelica, cioè il fatto che non bisogna essere, nel Vangelo si dice a un certo punto, c'è un passaggio evangelico in cui che poi viene molto commentato nel corso della storia linguistica dell'Occidente, cioè che non bisogna essere solleciti, non bisogna preoccuparsi del domani, eccetera. Il linguaggio economico e in genere della razionalità comportamentale medievale distingue tra diversi tipi di sollecitudine, ci sono delle preoccupazioni che vanno bene perché servono a far crescere l'organizzazione sociale e ci sono delle preoccupazioni che non vanno bene, come per esempio preoccuparsi di avere abbastanza quattrini sotto il materasso, insomma, tanto adesso per dare l'idea. Allora Cassiano dice: ci sono queste persone che non capiscono, che dormono, la cui mente non funziona perché sono immersi nel sonno del peccato, perché sono travolti dalle passioni, e queste persone non si svegliano neanche se stimolate, diciamo così, da bisogni pressanti, anche se c'è qualcosa di molto importante da fare che esigerebbe una certa sollecitudo, loro continuano a dormire. Quindi l'imbecillitas di queste persone, allora Cassiano si rivolge soprattutto ai monaci e a coloro che credono di avere o hanno effettivamente una vocazione monastica, e il discorso è dunque: esistono tra questi delle persone che, anche se ci sarebbe bisogno che si dessero da fare, non lo fanno perché non capiscono la necessità di questo darsi da fare. Questa è l'esegesi di queste tre righe che vi ho letto. Vi faccio notare che in questo passaggio di Cassiano, cioè in questo archetipo della razionalità monastica occidentale, è contenuta questa associazione tra imbecillitas e sollicitudo. Se mai voi leggerete qualche mio libro vedrete che ho un'ossessione per i lessici assolutamente così deprecabile per certi versi. In questo caso l'associazione tra imbecilli e sollicitudo, cioè l'incompetenza razionale di queste persone che credono di essere cristiane e di essere quindi ben inserite all'interno di un'organizzazione sociale, l'incompetenza razionale di queste persone si vede, cioè è come dire, emerge, è resa visibile dal fatto che questi non si danno da fare, cioè non sono animati da una salutaris sollicitudo, cioè da una sollicitudine, da un attivismo, potremmo tradurre, salutare. Quindi la loro incompetenza razionale, la loro imbecillità emerge nel momento in cui non si danno da fare, cioè nel momento in cui non sono operosi, eccetera.
Allora, lasciamo stare adesso questo primo campione testuale, questo primo campione lessicale, facciamo un salto molto ardito di tanti secoli e prendiamo in mano un testo del 1597 che sono le Disputationes Metaphysicae di Francisco Suarez. Qualcuno di voi questo forse lo avrà sentito di più di Cassiano. Suarez, come sapete, è un teologo della seconda scolastica, è un teologo molto legato alla tradizione tomista e in queste sue Disputationes Metaphysicae, come spesso avviene nel caso sia della prima che della seconda scolastica, si sofferma sul significato delle definizioni e delle parole. Quindi all'altezza del XVI secolo noi troviamo un flusso testuale che emerge nel nome di Suarez, ma credetemi, emerge anche sotto l'etichetta di molti altri nomi, quindi esiste un flusso testuale, uno dei cui inizi è attestabile nel discorso monastico del V secolo, ma che continua a viaggiare, a un certo punto ricompare anche nel discorso di Suarez, che ha a che vedere con la definizione della stupidità o di quella che meglio lui chiama impotenza, rationis sottinteso, no? Cioè l'impotenza razionale, l'incapacità razionale. Il titolo di questo 42esimo paragrafo del secondo libro, De impotentia, incomincia con un titoletto che è Nominis impotentia origuet significationes, cioè qual è l'origine e il significato della parola impotentia, nel senso evidentemente di potenza razionale. Vado veloce, il testo comunque è qua. Impotenza razionale può volere dire tante cose, ma impotenza può anche significare imbecillitas vel ineptitudo aliquid agendi vel patienti, ut est ebetudo ingeni ad percipiendum vel imbecillitas memorie ad retinendum. Cioè l'impotenza razionale può essere anche chiamata imbecillità o incapacità, ineptitudo, inadeguatezza, a fare o a sopportare qualcosa, come avviene nel caso della ebetudine dell'ingegno alla comprensione o dell'incapacità della memoria ad retinendum, cioè a ricordare, a trattenere le cose. Ma vi è anche, si può chiamare anche impotenza, aggiunge, quedam complexio corporis qua constituitur insalubre aut letudinarium, cioè però questa impotenza, questa incapacità razionale può anche coincidere con una certa complessione fisica di tipo insalubre o come valetudinarium, come lo tradurresti, cioè che ha a che vedere con la salute, insomma con la salute fisica, quindi una l'incapacità razionale è qualcosa che ha a che vedere con la mente ma anche con determinate condizioni fisiche. A questo punto Suarez introduce una metafora. Si può per esempio paragonare questa condizione, si può anche chiamare questa condizione mollitudo, cioè una mollezza, una incapacità di resistere alla divisione. Questo mi interessa molto, cioè impotenza ad resistendum divisioni, come avviene con la cera. Cioè lui usa questa metafora della cera molle, cioè insomma una persona incapace razionalmente, come della cera molle che si spacca, si sbriciola facilmente e che non resiste alla realtà. Quindi l'incoerenza, l'illogicità, la debolezza mentale sono qualche cosa che attengono alla ragione o anche alla complessione fisica e che possono essere rappresentati come una incapacità di resistere alla divisione. Allora, questo discorso di Suarez da un lato è notevole perché, ricollegandosi a una certa tradizione linguistica precedente,
come dire, moltiplica la terminologia, insomma, moltiplica i termini e la valenza dei termini che indicano l'incapacità razionale, però anche in lui questa incapacità razionale, questa impotenza, questa imbecillitas, questa ineptitudo sono rappresentate, anche grazie a questa metafora della cera, come una incapacità di far fronte alla realtà, cioè come un'incapacità di resistere. Lui usa proprio questo verbo, resistendum divisioni, cioè di resistere alla realtà. Io direi, e poi voi mi direte se è una forzatura interpretativa, di gestire la realtà, cioè è la realtà che gestisce queste persone, non sono loro che la sanno gestire, che la sanno piegare, non sono dure abbastanza, sono come cera molle. Bene, prendo quindi l'incapacità razionale in questi testi è presentata come un carattere della deficienza della ragione o del fisico degli esseri umani, ma questo linguaggio della deficienza, dell'incompetenza razionale ha sempre delle sfumature semantiche che riconducono a quello che noi chiamiamo l'economico, ma che per questi testi, per questo tipo di testualità, è l'ordine della realtà, insomma, no? Cioè la cosa interessante è che quando noi leggiamo questi testi, cogliamo all'interno di questi testi, di questo sistema testuale, dei riferimenti all'organizzazione economica della realtà. Questi testi in realtà parlano di organizzazione della realtà in generale e di incapacità di gestire la realtà in generale, partendo dal presupposto che quello che noi chiamiamo organizzazione economica della realtà è l'organizzazione della realtà, cioè la mancanza di essere solleciti, cioè attivi del monaco di Cassiano, l'incapacità di fare resistenza alla realtà sono delle declinazioni della mollitudo, dell'incoerenza, dell'incompetenza, che risuonano in termini economici alle nostre orecchie, ma che per questi testi erano definizioni, avevano a che vedere con definizioni di carattere generale. Prendo un altro testo, torniamo un po' indietro nel tempo, è un testo di Boncompagno da Signa. Boncompagno da Signa è l'autore di un testo che si intitola Retorica Novissima, stavo per dire pubblicato, insomma, che diciamo circola a partire dal 1235, quindi torniamo al XIII secolo e prendiamo in mano un testo che non è un testo di ambito monastico, non è un testo di ambito teologico-metafisico, ma è un testo di retorica, cioè è un testo che spiega come si deve scrivere, come si deve parlare, cioè come si deve pensare. Allora, Boncompagno è un testo che ha avuto una grandissima fortuna, no? È stato molto, molto copiato, molto, molto letto, eccetera. Nella Retorica Novissima, Boncompagno da Signa spiega come si usano le metafore, cioè quali sono le immagini adeguate per parlare di certi comportamenti, e in particolare si sofferma su delle immagini animali oppure su delle immagini di morbilità, diremmo così, di malattia. Per esempio, avarus transumitur in hydropicum, cioè l'avaro può essere rappresentato attraverso l'immagine dell'idropico, cioè di una persona che si gonfia, insomma. Usurarius transumitur in sanguisugam, cioè l'usuraio può essere rappresentato con l'immagine della sanguisuga, animale della sanguisuga. Item transumitur homo in pecudem propter bestialem simplicitatem. Si può anche rappresentare come una bestia, un essere umano, in seguito alla sua bestialem simplicitate, ma la sua stupidità bestiale. Quindi,
nel testo della retorica novissima noi troviamo un ragionamento sulle metafore che servono a creare rappresentazioni e a chiarire quindi determinate condizioni, e fra queste troviamo descrizioni della correttezza razionale di rappresentare in termini animali determinate condizioni professionali o determinate condizioni umane più in generale, che sono caratterizzate dal termine, per esempio, simplicitas, che il termine simplicitas è uno dei tanti sinonimi del termine stultizia, cioè stupidità. Quindi, quello che questo testo a nome di Buon Compagno d'Assigna trasmette è che vi sono delle forme di bestializzazione dell'identità umana che funzionano nel discorso e che possono coinvolgere sia comportamenti economici deprecabili come quello dell'usuraio, ma anche dei comportamenti umani, cioè delle identità umane non intelligenti, insomma, che quindi possono essere rappresentati per mezzo di immagini di stupidità. Quindi Buon Compagno d'Assigna crea una specie di equazione fra due termini che sono il termine simplex e il termine bestialis, per esempio, no? Cioè i simplices, gli sciocchi, quelli che appunto non hanno un certo tipo di competenza razionale, possono essere rappresentati attraverso e immagini di bestialità. Vorrei farvi notare per un attimo un aspetto metodologico importante. Il testo di Buon Compagno d'Assigna non è un testo di filosofia, non è un testo teorico, è un testo che ha a che vedere con gli usi linguistici, cioè il messaggio di questo testo è: si parla così, cioè questo è il modo giusto di parlare. Quindi siamo davanti a un testo che in modo diverso ma analogo agli altri che abbiamo visto prima costruisce dei percorsi dei percorsi linguistici, insomma, dei percorsi semantici. In un paragrafo successivo Buon Compagno d'Assigna tratta di quella che lui chiama l'ineptitudo transumendi. Dovete avere un po' di pazienza, poi dopo, ma quando non ne potete più, alzatevi, andate via. Non so che dire. Cioè, ci sono dei modi corretti di metaforizzare e ci sono dei modi scorretti. Cioè, esiste anche una ineptitudo, cioè una inadeguatezza della rappresentazione metaforica. Per esempio, dice, ci sono degli uomini, adesso traduco per andare più in fretta, che per parlare della moglie che è incinta, che ha partorito, scusate, dicono vacca mea peperit vitulum, la mia vacca ha partorito un vitello. Questo non bisogna dirlo. Fa alcuni altri esempi di questo tipo e poi conclude riassumendo dicendo che ci sono moltissimi uomini e donne che sub quadam specie furoris, questa è un'espressione molto interessante per i latinisti medievali, cioè che presi da una specie di follia, sub quadam specie furoris, la parola furor è la parola del latino medievale e anche non medievale che indica la perdita della ragione, insomma. Ci sono quindi molti uomini e donne che, presi da una specie di follia, rappresentano gli altri esseri umani e anche delle cose molto preziose, servendosi di immagini molto vili, come nel caso di quello che dice che la moglie che ha partorito è una vacca che ha partorito un vitello. Allora, mentre nella prima sequenza si diceva come si doveva parlare, in quali casi la simplicitas poteva essere rappresentata in termini di bestialità, in questo caso si dice che ci sono delle persone talmente semplici, talmente incompetenti dal punto di vista razionale da non saper utilizzare il linguaggio e quindi da utilizzano delle metafore di bestialità dove non ha luogo, dove queste immagini non devono essere usate.
penso che sia un testo abbastanza piuttosto interessante sul quale riflettere e magari lo riprenderemo. Quindi abbiamo, vorrei riassumere rapidamente, in questo testo di Boncompagni, in questo testo del XIII secolo, due rappresentazioni della stupidità e in particolare della stupidità come stupidità economica. Ci sono dei comportamenti economici così bestiali, animaleschi, così irrazionali da poter essere giustamente rappresentati attraverso metafore di bestialità, per esempio l'usuraio che è una sanguisuga. Ci sono delle persone così semplici, stupide e incompetenti razionalmente che bestializzano delle realtà umane che invece non dovrebbero essere bestializzate. Quindi abbiamo una doppia raffigurazione dell'incompetenza razionale all'interno di questo testo, cioè è come se questo testo, se questa fase che in questo modello linguistico l'irrazionale, l'incompetente razionale, quello che viene chiamato anche l'idiota in altri testi o l'imbecillis, comparisse come oggetto oppure come soggetto, in sostanza, no? Cioè nel primo caso vi sono delle persone così semplici da poter giustamente essere rappresentate in termini bestiali, ma vi sono anche dei semplici che agiscono linguisticamente, ma siccome sono semplici lo fanno nel modo sbagliato. Anche nel testo di Boncompagno, la connotazione economica serve a far funzionare il discorso, cioè l'irrazionalità, l'incompetenza razionale, l'irrazionalità, la stoltezza, l'incapacità di far funzionare il cervello viene verificata attraverso delle allusioni ai comportamenti economici. Adesso faccio un brusco salto indietro nel tempo ad alcuni archetipi di questo tipo di collusione, diciamo così, tra discorsi sull'irrazionalità e discorsi sull'incapacità di ragionare in termini economici. Tutte queste cose, cioè Boncompagno da Signa, Suarez, Cassiano, non ci dovrebbero stupire, perché se noi andassimo a leggere alcuni testi fondativi dei discorsi sull'uso della ragione per l'Occidente cristiano e particolarmente di alcuni testi patristici, penso a Sant'Agostino, Ambrogio da Milano, eccetera, troviamo questa connessione assolutamente e perfettamente sviluppata. Per farla rapidissima vi ricordo soltanto un testo che è tra l'altro trasparentemente evangelico di Agostino, che dice che ci sono delle persone che tesaurizzano ma non sanno per chi lo fanno. Quindi questo è un archetipo molto, molto divulgato. Ma esiste anche un testo che io amo molto, che ho citato tipo 1,5 miliardi di volte, di Ambrogio, in cui Ambrogio se la prende con gli ebrei dei suoi tempi e in generale con gli ebrei, e dice che gli ebrei, per parlare del fatto che gli ebrei non vogliono convertirsi e sono attaccati alla loro verità, dice pecuniam habent et non habent, cioè hanno il denaro ma non ce l'hanno perché ne ignorano il significato. Precium eius nescunt, non conoscono il prezzo di questo denaro, non hanno riconosciuto il conio e la forma di questo denaro. È una metafora economica della fede, no? Cioè gli ebrei possiedono le sacre scritture ma non ne colgono il significato cristiano. Ma la rappresentazione di questa incompetenza razionale, in questo caso specificamente religiosa, viene resa attraverso una metafora economica che poi verrà molto ripresa in seguito. Quindi voglio dire, non ci stupisce che per Cassiano, per Suarez, per Boncompagno da Signa e per tanti altri autori tra Medioevo ed Età Moderna l'ineptitudo, l'incompetenza razionale sia in qualche modo
una figura dell'incompetenza economica, o l'incompetenza economica è il modo naturale di tradursi dell'incompetenza razionale, perché alle origini del flusso testuale che ha generato questi testi esisteva questa idea, esisteva questa rappresentazione che stabiliva che la irrazionalità, l'illogicità, l'incoerenza erano dei comportamenti mentali che potevano essere facilmente rappresentati attraverso immagini economiche. Cioè, quindi era tradizionale rappresentare l'irrazionalità come attraverso immagini di razionalità economica. Quanto posso andare avanti? No, io posso andare avanti anche fino a stasera, ma siccome voi avete parlato così tanto prima che adesso non so più. Ancora un po' sì, però, insomma. Va bene. Allora, aggiungo un ultimo testo, diciamo così, della fase medievale, o come usa dire early modern, e cioè un testo che viene da un altro ambito semantico, no? Fin adesso abbiamo visto un ambito semantico come quello monastico, un ambito che è quello della produzione teologico-metafisica, abbiamo visto un ambito come quello di tipo linguistico-retorico, ho fatto qualche riferimento alla tradizione testuale patristica, cioè a un ambito testuale che di solito viene definito come teologico-morale. E adesso prendiamo in mano un brano testuale del 400, cioè del XV secolo, che viene dalla testualità che di solito viene chiamata mercantesca, cioè da quello che è uno dei più famosi manuali di mercatura del XV secolo, che è il trattato sulla mercatura di Benedetto Cotrugli. Benedetto Cotrugli era un mercante di Ragusa, cioè un mercante veneziano, vista quella che era l'organizzazione della geografia politica del 400, che scrive un trattato in volgare italiano che si intitola Della mercatura del mercante perfetto. Questo trattato della metà del 400 più o meno ha un grande, anche questo è un testo che viene molto ripreso, e nel testo sulla mercatura e il mercante di Benedetto Cotrugli noi troviamo anche lì una serie di discorsi che hanno a che vedere con l'incapacità razionale, la simplicitas, l'incoerenza, eccetera, nel momento in cui questo autore si occupa di persone che non sono adatte a fare la professione della mercatura. Cioè, ci sono delle persone, lui dice, che, o se volete, la testualità mercantesca fra 3 e 400, nell'ambito di questa tipologia testuale che sono i manuali di mercatura, recupera dei discorsi che erano presenti all'interno della tradizione, di un altro campo testuale, all'interno della tradizione teologico-morale, e rappresenta in termini di incompetenza razionale le persone, determinati gruppi di persone che non sono adatti a fare quello oggi noi diremmo gli imprenditori, perché come sapete sicuramente il termine latino mercatores non vuol dire semplicemente mercanti, ma vuol dire operatori economici, insomma. Allora, Benedetto Cotrugli divide le persone che non sono adatte a svolgere professioni economiche in alcuni gruppi. Ci sono delle persone che non possono agire in economia perché la loro condizione sociale è troppo alta, e quindi dice li re, principi, baroni, cavalieri e tutti gli altri signori ai quali è interdetta secondo la scienza di ragion civile
la pratica della mercatura, cioè questi non possono agire in economia perché il loro status è uno status troppo alto. Bisognerebbe vedere che cosa lui pensava, che cosa pensava della capacità razionale di queste persone, ma questo è una cosa che all'interno di questi testi non può essere detta e comunque non è questo il suo primo obiettivo. Poi ci sono delle persone che non possono agire in economia perché appartengono a un ordine sacro. Quindi qui il testo fa riferimento a una tradizione giuridica che è quella del diritto canonico, che stabiliva che chi aveva assunto gli ordini sacri, come dire, non poteva tenere bottega, non poteva agire direttamente in economia, anche se poi magari lo faceva. Poi c'è un terzo gruppo, che è quello che fa il caso nostro. Cioè ci sono delle persone ignobili che portano secco qualche mancamento, ossia ci sono delle persone che non possono agire in economia per la insufficienza loro, perché sono mancanti, gli manca qualche cosa. E quale può essere questo mancamento? Sono inabili, a volte perché sono fanciulli innanzi l'età legittima. E poi ci sono altre persone che non possono agire in economia perché sono ignoranti e ignobili. Infine ci sono persone inabili per rispetto del mancamento della cosa. E questi sono i ladri, i rubatori di strada, i contraffacitori delle cose, archimisti e loro simili. La faccio breve, cioè ci sono persone ignoranti, ignobili, inabili, per ragioni estremamente diverse, che possono essere l'età, la colpa o anche appunto l'inadeguatezza razionale, ignoranti ed ignobili, che non sono adeguati a gestire le faccende economiche, ad agire in economia. Nel testo di Cotrugli la connessione tra incompetenza razionale e incompetenza economica è completamente e del tutto esplicita, ma credo, e questo ve lo propongo come argomento di conversazione, che sarebbe un'eccessiva semplificazione sostenere che questa posizione di Cotrugli, questa posizione del professionista del mercato, sia una semplice conseguenza di una constatazione, no? Cioè di una verifica sperimentale. Direi piuttosto che all'interno del suo testo risuona l'eco di una tradizione interpretativa che stabiliva la inadeguatezza al comportamento economico delle persone che potevano essere definite come simplices, come ignobili, come incompetenti, come ignoranti, eccetera. In generale mi fermerei molto sul termine mancamento, cioè sono delle persone a cui manca qualche cosa a livello intellettuale e anche a livello sociale, le due cose sono palesemente saldate, e questo mancamento, questa inadeguatezza, questa incompetenza ne fa da un lato dei simplices, come già per gli autori e per i testi precedenti, e contemporaneamente delle persone che non riescono, non possono, non sono abilitate ad agire in termini economici. Quindi direi questi esempi ci possono servire, non vi voglio dire che è la dimostrazione di qualche cosa, perché insomma è molto difficile dimostrare qualcosa in generale, ma che questi testi ci danno la possibilità, ci offrono la possibilità di ragionare su una semantica dell'inettitudine, io la chiamerei, una semantica dell'inettitudine che cresce nella forma, assumendo un po' alla volta, in maniera sempre più chiara, la forma di una semantica dell'incapacità economica. Cioè, ci sono delle persone, dei gruppi sociali, normalmente dei gruppi subalterni, socialmente subalterni, che siccome sono stupidi non possono agire in economia, ma
siccome non possono agire in economia sono stupidi, cioè le due cose in qualche modo si rincorrono, diciamo così. Vi direi anche, questo emerge solo in parte dai testi che vi ho mostrato, ma emerge con una certa chiarezza da un'analisi del flusso testuale un pochino più estesa, che una parola chiave che lega queste due facce, diciamo così, dell'incompetenza razionale ed economica è la parola avarizia, cioè una delle costanti lessicali che indicano l'irrazionalità economica, ma anche l'irrazionalità senza ulteriori aggettivi, è il comportamento avaro e tesaurizzatore. Questo è relativamente facile da dimostrare dall'età patristica in avanti. Quindi, diciamo così, arrivati al 4-500, noi ci troviamo di fronte a un sistema discorsivo occidentale, cristiano, che in qualche modo intreccia le aree teologico-morale, retorico, mercantesco e anche altre, che tende a produrre una rappresentazione della non intelligenza nella forma della inadeguatezza o dell'incompetenza economica. Quindi esiste insomma un rapporto bionivoco tra incapacità economica e imbecillità o semplicità. Una verifica che noi possiamo fare di questo, e dopo effettivamente chiudo la prima parte del mio intervento, di questa corrispondenza, la si può fare, una verifica di tutto questo si può fare, questa è una cosa su cui ho lavorato abbastanza diversi anni fa, analizzando i casi nei quali il diritto canonico e il diritto civile, cioè un altro ambito discorsivo connesso però a quelli di cui ho parlato finora, che ho messo sul tappeto fino adesso, i casi nei quali il diritto canonico e il diritto civile stabiliscono che le transazioni creditizie possono comportare il pagamento di un interesse. Dunque, diciamo, come certamente voi avete sentito dire, la tradizione cristiana occidentale contiene un forte divieto al prestito usurario, al prestito a interesse. In realtà questa interdizione del prestito a interesse è un fenomeno, cioè il divieto di usura, diciamo così, è un divieto molto articolato a livello testuale, cioè sono all'interno del discorso teologico, morale, etico e anche giuridico cristiano occidentale fra Medioevo e Età Moderna proibite una serie di transazioni creditizie, ma ne sono ammesse invece legittimate molte altre. In particolare fra XIII e XIV secolo vengono formulate una serie di eccezioni, sono sicuro che questo termine eccezione vi piacerà, una serie di eccezioni al divieto di percepimento dell'interesse. E in un articolo di diversi anni fa ho analizzato queste eccezioni per vedere se queste eccezioni erano delle eccezioni o se piuttosto questo sistema di eccezioni non configurava piuttosto una norma, che è quella, la conclusione alla quale sono arrivato a un certo punto. Allora, se noi analizziamo i casi di interesse lecito come ci sono proposti, adesso vedrete che mi riallaccio al discorso principale, come ci sono proposte dalla tradizione giuridica sia civile che canonica, cioè sia ecclesiastica che laica, tra XIII e XV secolo, noi vediamo che sono dichiarate lecite i pagamenti di interessi, in genere le transazioni creditizie compensate da un interesse, insomma il prestito a interesse, in una serie di casi in cui l'operatore economico, cioè colui che presta e poi riceve indietro il denaro con l'interesse, appartiene a determinati ambiti sociali, a determinati ambiti socio-professionali, ma potremmo dire, per venire al nostro discorso di oggi, a determinati ambiti
che fanno riferimento a gruppi sociali i cui membri sono considerati al di sopra di ogni sospetto e dunque competenti economicamente. Cioè potremmo dirla in termini un po' più terra a terra, dicendo che possono ricevere il pagamento di un interesse le persone che operano transazioni creditizie sulla cui intelligenza economica non ci sono dubbi. Quindi ecclesiastici, grandi mercanti, signori, patres familias nel senso di capi di famiglie importanti di un certo livello, eccetera. Adesso non entro in questo perché sennò, se volete possiamo farlo, ma insomma. Quindi diciamo, in questo arco secolare che produce la rappresentazione dell'imbecillis come imbecille economico, cioè, tanto per fare piacere a Ciro Tarantino, una rappresentazione del non intelligente, forse anche del folle, come persona che non ha competenza economica o della persona che non ha competenze economiche, che quindi è sostanzialmente un idiota nel senso latino del termine, in questo stesso periodo si viene rafforzando anche il campo semantico all'interno del quale si stabilisce il diritto superiore di gruppi sociali di intelligenti, cioè di gruppi sociali di persone che conoscono perfettamente le regole del mercato e sono superlativamente intitolate ad agire in economia, a percepire interesse su un prestito, cioè a, come dire, vedersi riconosciuto un guadagno e un profitto che nel caso di altre persone invece è vietato. Quindi potremmo dire, e qua mi fermo per oggi, che la costruzione dell'immagine dei non intelligenti economici come figura degli incompetenti razionali è affiancata in parallelo dalla costruzione di un'immagine invece della superiore intelligenza economica di coloro che appartengono a gruppi sociali privilegiati e pertanto considerati a priori come ovviamente abilitati a fare uso della ragione, come ovviamente competenti dal punto di vista razionale. Io mi fermerei qua per oggi. Domani possiamo poi andare avanti un po' nell'epoca moderna e vedere alcune ricadute testuali, insomma, di questo discorso in ambiti di cui poi insomma, parleremo. Non so il tasso di metabolizzazione. Sì, fiducioso nella loro intelligenza, nella loro competenza razionale. Certo. Nel corso del cristianesimo occidentale, che cosa era negato al Sicrucis? Cioè, era negata la grazia di Dio, quindi la sua identitudine era causa della religione divina, oppure gli erano negate anche questioni materiali di incontro con l'altro soggetto, o incontro con l'altro. Ma dunque, i simplices non sono, ai simplices non viene negata la grazia divina, ma si nega la loro capacità di comprendere, diciamo così, i misteri della divinità o di entrare
a capire, cioè di capire quali sono le sottigliezze, per esempio, delle scritture e in generale cosa significa grazia divina. Cioè ci sono degli autori e dei testi che, questo io penso soprattutto a testi patristici, che insistono sul fatto che esiste una grande differenza tra coloro che sono abbastanza acuti per capire certi aspetti della rivelazione divina e altri che magari sono letterati ma che non sono abbastanza acuti, eccetera. Quindi c'è questo aspetto. Poi c'è un discorso sulla simplicitas che si manifesta come peccato. Allora, i simplices che peccano, cioè coloro che sono così analfabeti dal punto di vista socio-religioso da peccare senza nemmeno accorgersene, allora queste persone, esistono alcuni testi, soprattutto della primo Medioevo, in cui si dice queste persone perdono l'immagine divina, cioè sono persone che in qualche modo effettivamente fuoriescono dalla grazia divina, anche se ovviamente io non sono un teologo, ma insomma la grazia divina è qualcosa di imperscrutabile, quindi però presumibilmente fuoriescono. C'è un autore a me molto caro del XIII secolo che dice che questi peccatori per ignoranza, per stupidità, eccetera, che sono anche in un certo senso dei simplices, usa anche lui una metafora economica, per le metafore economiche vanno molto forte tra Medioevo e epoca moderna, e quando dico epoca moderna intendo fino al XVIII secolo, come vedremo domani, e dice queste persone che perdono l'immagine divina a forza di peccare, di non capire, eccetera, eccetera, sono un po' come delle monete che il cui conio imperiale viene abraso, cioè viene cancellato. E quindi non hanno più un'identità precisa, questo a proposito di identità, appartenenza, eccetera. Cioè ci sono delle persone così ignoranti, così incompetenti e così inconsapevolmente anche peccatrici da perdere l'identità umana in sostanza, quindi la bestializzazione è possibile in questi casi. E mi sembra interessante il fatto che questa perdita dell'identità umana viene rappresentata come una cancellazione del conio divino, cioè l'impronta divina viene, può. Allora, questo è interessante perché vuol dire quindi che in determinate circostanze all'interno del discorso cristiano vi è una riflessione sul fatto che il carattere umano può essere cancellato, no? Vuol dire questo è un discorso abbastanza corrente. C'è un altro di questi autori che dice in queste condizioni di estrema ignoranza, incompetenza e comportamento deviante, peccatore, eccetera, eccetera, è come se in una casa entrassero i ladri che si portano via tutto, i vestiti, si portano via i vestiti delle persone, le persone rimangono lì nude. E queste persone, per la loro semplicità, ignoranza, incompetenza, condizione di peccato, non hanno più un'identità in sostanza, un'identità riconoscibile dal punto di vista divino. Allora, al di là di quella che poteva essere l'opinione del teologo, la cosa linguisticamente interessante è che si dà questa eventualità. Cioè, nella tradizione cristiana occidentale esiste, viene formulata la possibilità che gli esseri umani perdano la loro caratteristica di umanità, insomma, in seguito a diverse condizioni, fra cui questa infamosa incompetenza razionale, che può anche derivare, oltre che dall'ignoranza e dalla simplicitas, dal peccato o da altre cose, insomma. Dica. Prima si parlava del mancamento. Del mancamento. Sì. E mi tornava in mente l'espressione avere un mancamento. In questo caso io non possiedo che il mio mancamento. E una figura simile, una serie di persone che non hanno altro che ciò che manca loro, cioè il proprio mancamento, sono espulse dall'ordine economico, della proprietà, oppure per quanto marginalmente di rientro. E questo è l'argomento della lezione di domani.
perché nel senso che lo sviluppo, a me sembra che uno sviluppo di questi discorsi avviene nel sistema testuale moderno, cioè in particolare 5-700, soprattutto 6-700, quando si parla dei diritti di proprietà di determinate popolazioni, eccetera, ma anche di determinati gruppi sociali. Insomma. Una è la questione del rapporto di questa metaforica e il rapporto di linguaggio con gli ordini materiali, cioè come la questione complicatissima, quanta trasfusione linguistica è questa di ordini materiali, quindi quanto modificarsi anche materialmente in economia cambiando il linguaggio, e quindi questo poi il salto della società contrattuale dopo, eccetera. E come sta questo, secondo me, la questione dei tempi, cioè per quanto raggiungono un certo equilibrio, una certa stabilità questi beni estici, e se questo equilibrio che noi dominiamo, no, questa certa cristallizzazione che riusciamo a intravedere, connessa quanto al cristianesimo, se da lì la radice profonda, o se si avrebbe lì uno stato profondo, penso come in parte di quella di Peter Brown, se lì lo stato è così netto, cioè se la cosa dipende dalla, se sia così netta la... Ma dunque Peter Brown ha un certo tipo di... Io mi sono trovato a discutere con lui di anni fa di questo tipo di cose. Allora, andiamo con ordine. Cioè, la tua prima domanda è se esiste un rapporto tra un certo tipo di organizzazione economica. Allora, io direi che esistono dei rapporti tra organizzazione economica, e produzione di questo tipo di linguaggi, ma esiste anche una relazione tra la produzione di un determinato di questi linguaggi e la razionalizzazione di certe forme di economia, questo almeno tra Medioevo ed Età Moderna. Poi, come spero di riuscire a mostrare anche domani, esistono delle abitudini linguistiche, insomma, il sedimentarsi di certi stereotipi linguistici o di certe rappresentazioni che in qualche modo premono sull'organizzazione economica anche nella fase di mutazione, cioè in fase, diciamo, agli albori della rivoluzione industriale, quando i rapporti di produzione sono indubbiamente molto cambiati, sono profondamente cambiati, però è possibile avvertire la pressione sulla realtà di questo tipo di rappresentazioni economiche, cioè l'idea che determinati gruppi di lavoratori sono dei simplices e sono assimilabili a quello che era, non so, il servus o il rusticus medievale, non è una cosa che è, se vogliamo, nella realtà economica, ma è nelle rappresentazioni che tendono a spingere la realtà economica in una certa direzione. Non so se è una risposta alla tua domanda. Quanto alla cristianità, no, io non ho teorie, cioè non sono, come è noto, non sono un teorico. Quello che mi limito a constatare è che l'antropologia economica cristiana occidentale produce questo tipo di immagini. Poi mi sono trovato a discutere con colleghi non italiani, perché in Italia si parla poi non tanto di questo, ma per esempio ci sono degli studiosi che si occupano di antropologia economica orientale, insomma, per dire, ci sono delle affinità, però non, direi che ancora è molto difficile fare degli studi comparativi, però quello che è certo
è che la tradizione cristiana occidentale produce un linguaggio coerente della marginalità economica e della marginalità razionale e tende a sovrapporre questi due momenti. Cioè l'incompetenza razionale e l'incompetenza economica tendono a essere costruite come due facce della stessa realtà. Voglio dire, posso essere anche più esplicito, cioè l'idea che il furiosus, quello che nel Medioevo veniva chiamato mente captus, cioè il mente catto, no? Cioè quello la cui mente era presa, mente captus, sia una persona come il minorenne a cui non si possono affidare delle cose perché è incapace di gestirle e quindi deve essere in qualche modo tutelato, è naturalmente una cosa la cui radice sta nel diritto romano ed esiste anche in altre tradizioni. Però trovo che all'interno di questa tradizione occidentale è questa associazione tra incapacità gestionale e incapacità razionale è molto pervasiva ed è anche fortemente simbolica, insomma, perché quando noi usiamo la terminologia della simplicitas, chi sono questi simplices? È una famiglia estremamente dilatata, di cui fanno parte i rustici, che sicuramente non sono mentecapti, ma anche i mentecapti e i furiosi. Cioè, se noi affrontiamo la cosa non dal lato teorico o della formazione di un pensiero economico coerente, ma dal lato linguistico, noi vediamo che le famiglie terminologiche che servono, che vengono utilizzate per rappresentare l'incoerenza, sono delle famiglie molto dilatate, per cui è sempre abbastanza facile far slittare il piano dell'incapacità o dell'inadeguatezza gestionale verso gruppi sociali che non sono necessariamente il matto, insomma, per intendersi. Ecco. Cioè, potrei fare tanti esempi, ma non so, per esempio, questa storia che i rustici, cioè i contadini, sono sempre a un passo dall'irrazionalità, c'è una lunghissima tradizione proprio all'interno della tradizione cristiana occidentale, no? Cioè la faccenda è che i rustici, per esempio, hanno dei comportamenti irrazionali, selvaggi, brutali, bestiali, eccetera, eccetera. Non è che ne fa necessariamente dei mentecapti, però ne fa in una lunghissima tradizione testuale dei primitivi, diciamo così, sulla cui competenza razionale ed economica si può esprimere un dubbio. Ecco, insomma, non so se riesco a spiegare, se lo sono spiegato. Vabbè, ma il diritto romano, cioè, questo sì, ma non solo a Napoli, cioè questa cosa ha una radice nel diritto romano, ma a parte il fatto che il diritto romano di cui si parla è il diritto romano giustinianeo, se non vado errato, no? Cioè non è che leggevano le leggi delle 12 tavole, leggevano Giustiniano, cioè la cristianizzazione del diritto romano prodotta a un certo punto, insomma, in un determinato contesto storico, eccetera. Quindi è comunque un diritto romano particolare, che poi, qui insomma, un pochino di filologia non fa male, insomma, il diritto romano in cui affondano le radici certi discorsi è un diritto romano che in un lunghissimo periodo di secoli, che va dal VI al XV, insomma, che è un bel pezzo di tempo, si ibrida col diritto canonico progressivamente, no? Cioè i giuristi del diritto comune, cioè i cosiddetti giuristi laici e gli esperti di diritto canonico normalmente lavoravano insieme, rinviavano gli uni agli altri. Cioè, quindi è una separazione artificiosa, cioè il diritto romano di cui si parla nella tradizione occidentale è un diritto romano fortissimamente cristianizzato, che assorbe le sue categorie interpretative dalla teologia morale, insomma, ma sono cose che non ho certamente inventato io, sono note, insomma, sono... Ecco, le ribadiamo. Cioè un conto è Cicerone, un conto è Giustiniano, insomma, voglio dire, cioè il fatto che oggi giustamente gli storici del diritto distinguano il diritto romano originario, precristiano, dal diritto romano
come post-giustinianeo è importante, perché ci permette di capire con quale diritto abbiamo a che fare e dove stanno le radici di certe cose, insomma. Cioè, il diritto romano con cui il Medioevo e l'epoca moderna occidentale hanno fatto i conti è il diritto romano contenuto nel Corpus Iuris di Giustiniano, cioè è il diritto romano cristianizzato nel VI secolo, insomma, quindi non è il diritto romano quell'altro, insomma, diciamo. Cioè, non è un diritto romano puro, per questo. Almeno credo, cioè, non so. Dunque, io ora, oggi vi ho fatto vedere delle connessioni di base, diciamo così, tra descrizioni dell'incompetenza razionale e descrizioni di incompetenza economica, perché insomma dovevo un po' ottimizzare il tempo che avevo a disposizione. Poi ci sono degli ambiti economici che vengono usati tipicamente per indicare la sovrapposizione, per questo dicevo in genere i discorsi sull'avarizia sono dei discorsi che tipicamente rappresentano l'incrocio delle due cose, e questo avviene a diverse altezze cronologiche, per questo citavo il passo di Ambrogio, non so, ma cioè, ci sono infiniti esempi. Comunque in generale, non solo nel Medioevo e nell'avanzata età moderna, un esempio tipico di incompetenza razionale, di stupidità, è l'uso economico sbagliato di determinate risorse. Domani lo vedremo meglio, no? Cioè, c'è un passaggio, lei è toscana? Ecco, anch'io vivo in Toscana ora, di Leon Battista Alberti, che io amo molto. Leon Battista Alberti è una miniera da questo punto di vista, in cui lui dice, tra l'altro è un passaggio interessante perché è anche di un antifemminismo notevole, in cui lui dice, mi viene da ridere perché lo cito spesso, mi piace molto, in cui dice: un esempio tipico di stupidità economica e di stupidità tout court è quella di certe donnette, le quali mettono sotto il letto le mele e poi mangiano sempre prima quelle più bacate, per cui alla fine sono tutte bacate e bisogna buttare via tutto. Ed è un aneddoto anche grazioso e gustoso, però va di pari passo con tutto un discorso che è tipico del 400 toscano, ma anche di altre zone, di altre aree, che sottolinea che certe persone, certi gruppi sociali, anche di genere, insomma, se vogliamo, uniscono una certa semplicità a una certa incapacità di utilizzare le risorse che hanno a disposizione. Quindi l'avarizia, la grettezza, e poi c'è tutto il discorso dell'usura, della tesaurizzazione improduttiva, insomma, cioè ci sono tutta una serie di ambiti che hanno a che vedere con la gestione delle risorse e l'uso del denaro in particolare, che sono utilizzati per esemplificare la sovrapposizione dei due momenti. Cioè, è sempre più univoca la cosa, no? Cioè, le persone sciocche fanno un uso improprio della realtà economica, le persone che fanno un uso improprio della realtà economica sono sciocche o comunque lo diventano, insomma, questo è. Un altro autore fondamentale, sempre per restare nel Medioevo toscano, è Bernardino da Siena, che ha lunghissimi discorsi su questa incapacità gestionale di determinati gruppi sociali, di persone sprovvedute, che in quanto sprovvedute, cioè dimostrano la loro inadeguatezza sprecando, non investendo nel modo giusto, eccetera. Insomma.